completiamo quanto visto ieri, concludendo l'esercizio che vi avevo solo proposto. Lo leggo un secondo. È il numero 5 a pagina 122. Allora, abbiamo due blocchi di massa diversa. Uno si trova sul tavolo, chiamiamolo blocco A, che è collegato con un filo, qui c'è una carrucola, a un blocco che pende verticalmente, che chiamiamolo blocco B. La massa di A è 4 kg. La massa di B è di 2,6 kg. Ok? E un secondo, determina l'accelerazione del sistema e qual è la tensione del filo in assenza di attrito. L'attrito è nulla e la corda ovviamente è inestensibile, non è elastica. Questo è fondamentale. È tutto chiaro? Benissimo. Allora, il corpo A a quante e quali forze è soggetto? Gravitazione? Non c'è l'attrito? La reazione vincolare e? La tensione del filo, tre forze. Il disegno, fatemi fare A qui, cioè la forza peso, chiamiamola P di A, la tensione T e la reazione vincolare, chiamiamola R. L'altra volta abbiamo usato N. Ok? Il sistema è in equilibrio? No. No, perché? Perché queste due forze possono bilanciarsi, ma questa no. Quindi, qualunque sia il valore di T, il sistema non è in equilibrio, cioè si muove, accelera. Lasciamolo per un attimo da parte. Andiamo a vedere B. Sono due forze. Solo due forze, che sono la tensione del filo e la forza peso. Quindi avremo il peso di B e la tensione del filo. Perché ho indicato con lo stesso vettore le due tensioni? Perché sono uguali? Chi me lo garantisce? Perché è un sistema unico. Perché la corda è inestensibile. Di conseguenza, di tanto si sposta questo estremo, esattamente di tanto si sposta questo. Quindi se gli spostamenti sono identici nel tempo, lo è anche la velocità e lo è anche l'accelerazione. Okay? E quindi lo è anche la forza più tutto il soggetto che la tensione. Se la tensione non fosse la stessa, vuol dire che il filo è elastico, cioè la lunghezza cambia. D'accordo? Allora, risultante delle forze applicate ad A. Siccome A si muove solo orizzontalmente, perché c'è il tavolo, significa che il peso è bilanciato direttamente dalla forza di reazione vincolare. Quindi P ed N si cancellano. Rimane solo la tensione, perché solo questa bilancia questa, perché non c'è moto verticale. Okay? Quindi per A, la forza risultante MA, la massa di A per l'accelerazione, anche qui possiamo usare l'accelerazione la stessa per tutti e due, perché di tanto accelera A di quanto accelera B. E idealmente prendiamo come verso positivo questo, ok? Che è quello più naturale. La forza risultante, ripeto, M per A vale T, che è l'unica forza non bilanciata. Potrei scrivere T più PA più N, ma queste due si cancellano, non le metto. È chiaro? Questo è quello che abbiamo tenuto per A. Per B la cosa è molto analoga. Ok? Anche B non è in equilibrio. Queste due forze potrebbero bilanciarsi, ma non lo fanno. Perché se accelera A, non può non accelerare anche B. Quindi avrò la massa di B per A, che è uguale a il peso di B
meno la pensione. Ok? Perché sono due universi opposti. Ma al posto del peso di B posso mettere MB per G. Massa di B per accelerazione di gravità. Questo è un sistema. Ok? Qui al posto di T posso sostituire direttamente A, M, la massa di A per l'accelerazione. Quindi ho la massa di B per A che vale la massa di B per G meno la massa di A per A piccolo. Qui porto questo termine a sinistra, ho MB più MA per A piccolo. Raccolgo il fattore comune che vale mvg, quindi l'accelerazione vale il rapporto tra la massa appesa mb diviso la massa totale ma più md per g. Nel nostro caso avremo mb che è 2.6 kg diviso MA più MB 6,6 kg per 9,81 metri al secondo quadrato. Vediamo se riesco a preparare la calcolatrice. Viene 3,86. Grazie. 3,86 metri al secondo quadrato. Attenzione! Uno degli errori più comuni negli esercizi di fisica è ignorare o sbagliare l'unità di misura. Se uno mi scrive che l'accelerazione è 3,86 e basta, il mio esercizio è sbagliato. L'accelerazione non è 3,86 e basta, è 3,86 metri al secondo quadrato. Questo è fondamentale. Tutto chiaro? Chiedeva anche la tensione del filo. È sufficiente usare questa relazione. La tensione del filo vale la massa di A, 4 kg, per l'accelerazione 3,86 metri al secondo quadrato. E quindi 15,44. Domande? Proprio facile una domanda, tutto chiaro per tutti? Ci sono situazioni in cui questo sistema può essere in equilibrio? Sì, se ci fosse la forza d'attrito. Se ci fosse l'attrito. Anche se... E l'attrito deve essere qualsiasi forma di pressione maggiore rispetto alla tensione. In presenza di attrito, okay, il sistema si muove in equilibrio, cioè questo corpo scivola a destra, se la tensione del filo supera l'attrito. Qualunque altra forza più piccola non mette in moto il sistema. D'accordo? E se volete tenere conto anche dell'attrito, nella B rimane com'è. L'equazione rimane identica. Nell'equazione per il moto di A, a fianco di T appare meno mi volte N. Okay? E questa diventa efficace solamente se questo termine è maggiore di zero. Cioè se, se T supera quella da dritto, se no non si muove. Attenzione al significato fisico dei segni. Se qui mi venisse un termine negativo, non significa che A è negativa, significa che non si muove. Chiaro? Bene. Ci sono domande? Posso cancellare? Vi consiglio vivamente di fare anche gli altri esercizi dello stesso
della stessa pagina. Passiamo al capitolo 4. Il capitolo 4 riguarda i sistemi di riferimento inerziali. Vi ricordate che cosa si intende per sistemi di riferimento inerziali e qual è soprattutto la loro importanza? Tutti i sistemi di riferimento sono inerziali. C'è chi dice sì. Tutti d'accordo? Tutti i sistemi di riferimento sono inerziali? Certamente no. I sistemi di riferimento inerziali sono una classe molto speciale. Quando è che posso dire che un sistema di riferimento è inerziale? Bravo, inerzia, suggerisce qualcosa? No, non esattamente, è complicato, è diventato semplice. Quando abbiamo ripassato la dinamica, la parola inerzia. Quando non ci sono forze esterne che agiscono su di loro, sistema. Sì, più semplice. Sei su una buona strada, ma si può dire molto più semplice. Che è la velocità istante. Quando vale il principio di inerzia. Perché non tutti i sistemi sono inerziali? Beh, se io scendo in strada, salgo sull'autobus, ok? L'autobus è fermo, se no non posso salire, e rimango impalato fermo sul pavimento dell'autobus, quando l'autobus parte io sono spinto verso indietro. Quindi rispetto all'autobus sono soggetto a una forza, a un'accelerazione senza che ci sia una forza. Perché? Perché il sistema di riferimento dell'autobus non è inerziale, perché accelera. L'autobus accelerando cambia di velocità, passa da fermo a uno stato di moto. Io, principio di inerzia, tendo a rimanere fermo, però rispetto all'autobus mi muovo verso il fondo dell'autobus. In quel caso il sistema la legge di inerzia non vale più. Vi ricordo che se la forza che ottenete sommando tutte le forze applicate a un corpo è zero, allora e solo allora l'accelerazione è nulla, cioè la velocità è costante. Ma se io accelero senza che mi sia applicata una forza, questo principio non vale più. Perché? Non perché la fisica non sia valida, ma perché quel sistema non è inerziale. Ok? La vera funzione del primo principio della dinamica è definire, fissare, identificare una particolare classe di sistemi di riferimento che si chiama sistemi di riferimento inerziali, nei quali vale questa legge. D'accordo? Negli sistemi di riferimento non inerziali ci sono accelerazioni senza che ci siano forze. Ripeto, io sono spinto verso, accelero verso il fondo dell'autobus senza che nessuno mi spinga. Se non mi attacco alle maniglie, riesco anche a ricadere. Ma in realtà la forza non c'è. È solo il fatto che l'autobus accelera in un verso e io accelero nel verso opposto. Queste si chiamano forze fittizie o forze inerziali. Ok? Tutto chiaro? Che sono dovute al fatto che il sistema non è inerziale. D'accordo? In qualunque modo il sistema in cui mi trovo accederi, ad esempio l'autobus che va da una parte, o accederi anche seguendo, perché ad esempio segue una traiettoria curva, ripeto, io sono in piedi sull'autobus, l'autobus sta viaggiando a velocità costante, vale il principio di inerzia, perché l'autobus in quel caso non è accelerato. Se l'autobus deve fare una curva, okay, io rispetto alla struttura dell'autobus vengo spinto verso la parete esterna, se curva verso sinistra io sono sul bordo.
oppure verso il centro si curva verso destra e se non si curva destra. Anche quella è un'accelerazione fittizia. Io vengo spinto senza che si generisca una forza. Okay? Un esempio di questo tipo di forze, cioè quelle dovute a un cambio di direzione, è la forza centrifuga. Se io prendo un sasso e lo lego a una corda e lo faccio girare, il sasso segue una traiettoria circolare. Ora abbiamo visto che se sono in un sistema inerziale, il solo moto possibile è un moto rettilineo uniforme. Qualunque altro moto è causato da una forza. Non posso avere un moto circolare senza che non ci siano forze in azione. Quindi prendo il mio sasso, lo leggo a una fune, questo ruota in una circonferenza, quello che mantiene il sasso nella traiettoria circolare è la forza centripeta. In latino diretto verso il centro è centripeto. Però se io taglio la corda, il sasso procede di linea retta, torna in moto motore di uniforme. Okay. Azione e reazione. Il sasso subisce la forza di tensione del filo, okay? Ma anche il filo è in tensione dovuto alla forza con cui il sasso esercita sul filo. Quello si chiama forza centrifuga perché è diretta verso l'esterno. Non so se siete mai andati in qualche parte dei divertimenti, qualche volta ci sono delle stanze tonde, adesso ve le mostro in pianta, dove le persone entrano, si dispongono sulle pareti esterne della stanza, questa comincia a ruotare sempre di più, a un certo punto si tolgono il fondo. Io questi piedi non appoggiano più su niente e chi è appoggiato sulla parete non cade. Perché? Perché la forza centrifuga è quella che produce l'attrito, in quel caso la forza premente è la forza centrifuga, e l'attrito tra la vostra schiena e la parete vi tiene dove siete. Siccome la forza centrifuga e centripeta hanno la stessa intensità ma verso opposto, e la forza centrifuga è uguale alla massa del soggetto P quadro su R, più la struttura ruota velocemente, più grande è la forza e più sicura è la presa dell'attrito. Se rallentasse, prima o dopo scivolereste verso il fondo. Okay? Quella è la forza, quella che ti tiene incollato sulla parete, è la forza centrifuga. Okay? È quello che io sperimento, che mi spinge verso l'esterno. Se sono in automobile, quando curvo, sento una forza che mi spinge verso fuori. Quella è la forza centrifuga, che è una forza apparente in realtà. La forza reale è quella con cui la macchina, curvandomi, costringe a seguire una traiettoria curva, mentre io, in mancanza sempre della tensione, andrei per la tangente, come si dice anche in gergo. D'accordo? La forza centripeta, la forza centrifuga. Vi propongo un altro, tutto chiaro, posso cancellare? Supponete, c'è anche un bel video su YouTube, potrei mettere il link. Siamo in giostra, vedete una pedana circolare che ruota attorno al suo centro, diciamo in questo senso. Okay. Inizialmente la pedana è ferma. Se io dal centro vado verso l'esterno, okay, chi sta fuori della pedana, sistema inerziale, pedana ferma, quindi sistema inerziale fuori, il sistema inerziale è quello della pedana, mi vede camminare in linea retta, nessun problema. Non c'è attrito, molto uniforme, vale il principio di inerzia. Ok? Se adesso accendo la giostra, la faccio ruotare, okay, e non c'è attrito tra l'oggetto che scivola sulla pedana e la pedana, allora il tizio continua ad andare in linea retta, ma la pedana ruotando, se uno sta seduto sulla questa pedana, vede questo che fa una traiettoria di questo tipo. Perché man mano che questa si sposta verso destra,
questo continua ad andare in linea retta, la sua posizione rispetto alla pedana in realtà è questa. Quindi nel sistema di riferimento della pedana, che non è inerziale, c'è una forza che lo devia perpendicolarmente al moto. Questa forza, che è una forza fittizia dovuta al fatto che il sistema di riferimento della pedana non è inerziale, prende il nome di forza di Coriolis. Delle navi inglesi doveva sparare verso le navi argentine, il vuoto dei proiettili teneva conto della forza di Coriolis nell'emisfero nord, dove la correzione è inversa e quindi non riuscivano a colpire mai i bersagli, perché nell'emisfero sud e nell'emisfero nord l'effetto è opposto e quindi il proiettile andava da tutt'altra parte. Quindi anche in balistica, in artiglieria, l'effetto della forza di Coriolis è fondamentale, non è un effetto piccolo, in alcuni casi ovviamente. Ok? Ci sono domande? Posso cancellare? Ricordatevi cos'altro c'era nel capitolo, perché mi sembra di cose fittizie abbiamo dette tutte. Dimmi. La forza di Coriolis va in verso opposto al moto? Sì, dipende dal senso di percorrenza. Se tu vai dal centro verso l'esterno devi contro la rotazione, se vai dall'esterno verso il centro devi dall'altra parte. Dipende dal segno. Facciamo il moto armonico, perfetto, vediamo rapidissimamente anche quello, poi facciamo degli esercizi sperando di aver tempo. Quando è che un moto si chiama armonico? È un po' poco. Sì, voi suonate strumenti. Chi è musicista? Uno, due, tre, solo tre musicisti. 4, 5. Quando prendete una chitarra, per esempio il pianoforte, e pigiate il capo del pianoforte, c'è un martelletto che percuote un'asta metallica, questo si mette in oscillazione con modi che sono armonici, non semplici, ma sono molti armonici, cioè composizione di molti armonici semplici. Quello che i musicisti chiamano nota non è altro che la frequenza fondamentale del moto armonico. Nel caso di un strumento musicale, oltre all'armonica fondamentale, che è quella più bassa, si sovrappongono le armoniche successive, che hanno energie e intensità diverse, e l'intensità e l'energia delle varie armoniche è distribuita in modo particolare legato allo strumento, quello che gli musicisti chiamano timbro. L'orecchio decodifica questa distribuzione di energia e riconosce lo strumento. Anche se la nota è la stessa, un la, i timbri sono diversi, perché distingui il la del pianoforte dal la della chitarra, dal la del sassofono. Lo strumento che fa un'unica armonica, solo quella fondamentale, per accordare il strumento è il diapasone. Già è la sola armonica fondamentale. Okay. Il tipico fenomeno che produce un moto armonico è l'oscillazione di una molla. Se voi prendete il piano orizzontale, qui mettete che ci sia il muro, vediamo il laboratorio, che c'è il muro, attacchiamo un estremo della molla al muro, all'altro appendiamo una massa M. Qui la massa M è soggetta a tre forze,
forza peso, reazione vincolare che si bilanciano, e poi c'è la forza elastica. La forza elastica, essendo l'unica forza non bilanciata, è data da massa m per accelerazione e vale meno k volte l'allungamento della molla, dove delta x è lunghezza da riposo meno lunghezza attuale. D'accordo? Una forza di richiamo. Se divido per la massa ho meno k. Se prendo come lunghezza di riposo quella in cui sta ferma, allora al posto di delta x posso mettere direttamente x. Se confrontate questa equazione con quello che ottenete proiettando il moto circolare uniforme su un diametro, qui abbiamo l'accelerazione centripeta AC e il raggio R. Se proietto questo punto sull'asse delle x, ho questo punto a coordinata x e accelerazione che vale a nel verso delle x. Questa vale meno omega alla seconda . Guardate che il moto circolare uniforme ha pareggio a omega quadro R, ma R sono opposti diverso. Il tipico moto armonico è quello che ottenete proiettando un moto circolare sull'asse delle x. Qui abbiamo direttamente la soluzione, la legge oraria, perché se proietto P sull'asse delle x, la coordinata x non vale altro che il raggio per il coseno del velocità angolare per il tempo, mentre la y è la stessa col segno. Quindi si definisce moto armonico, alternativamente le due definizioni sono equivalenti, un moto in cui le leggi orarie sono una funzione cosinusoidale o sinusoidale del tempo, oppure, ancora meglio, un moto in cui l'accelerazione è proporzionale alla posizione con una costante negativa. Tutte le volte che l'accelerazione di un oggetto è proporzionale a dove si trova la sua posizione con una costante negativa, quello è un moto armonico. In questo caso sulla frequenza 1 è un moto armonico semplice. Ok? Analogamente, ma non voglio dilungarmi tanto, succede per il pendolo. Nel caso di un pendolo ho delle oscillazioni che sono armoniche solo se l'ampiezza è sufficientemente piccola, tipicamente non sopra i 10 gradi. In quel caso il periodo dell'oscillazione vale 2π greco per la radice quadrata di L, lunghezza del pendolo, diviso G. Qui, per analogia, il periodo della molla è 2π greco per la radice quadrata di L fratto K. Più la molla è rigida, più veloci sono le oscillazioni. Quindi più il pendolo è lungo, più lungo è il periodo. A parità di lunghezza del periodo, sulla Terra ho un periodo, se vado su Marte il periodo è più lungo. Okay? Perché G è più piccolo. Su Marte è circa G è 6, sulla Luna è ancora più piccolo, che la Luna in realtà che è un sesto di quella terra. Prego? Non ci sono oscillazioni. Il periodo è infinitamente lungo, non si muove. Ci sono su un astronave di 11 peso, questo non c'è, l'oscillazione non si perde, questo non si sposta, rimane dov'è? Non c'è oscillazione. Se sono su un'astronave e voglio costruire un orologio meccanico, devo usare una molla, non posso usare il pendolo. Il pendolo non funziona. Tra l'altro, storicamente, le oscillazioni del pendolo sono il primo sistema con cui è stato verificato che la Terra non ha una forma sferica. Sono state misurate delle reazioni locali di G, da quelle che si ipotizzava che non fosse perfettamente sferica. Che la forma non è una sfera. Esercizi. Posso cancellare? Sì.
ripassate, mi raccomando, per questo, se vi viene qualche dubbio poi me lo dite. Io sono andato veloce perché abbiamo poco tempo. Allora, vi propongo l'esercizio, per esempio, pagina 157, il 2, semi iniziale. Il 2 dice: Gianni ha una massa di 80 kg. Pagina 157. Allora Gianni ha una massa di 80 kg. Se lo pesassimo qui adesso, che peso troveremmo sulla bilancia? Se pesassimo la massa MG. 80 per 9,81. Okay. Avete fatto il calcolo per cortesia. 785 newton. Ok? Questo è il peso, diciamo, chiamiamolo P0. Gianni sale su un ascensore e il suo peso sull'ascensore, cioè sull'ascensore, mi fate conto che c'è una bilancia di quella pedana, sale sulla bilancia e legge un peso P sull'ascensore di 667 N. Che cosa potete dedurre? Che l'ascensore non è in moto uniforme. Non, se fosse in moto uniforme il peso sarebbe esattamente questo. Qual è l'accelerazione? Fatemi fare un disegnino. Questa è la pedana, la bilancia. Sopra c'è Gianni. E l'ascensore è in moto. Prendiamo come positivo il verso verso l'alto. Quello per il basso è uguale. E presumo che ci sia un'accelerazione in questo verso. Quindi la risultante delle forze applicate a Gianni sarà la massa di Gianni per l'accelerazione, che se viene positiva è verso l'alto. Ma in questo caso, siccome la forza di gravità, cioè l'accelerazione di gravità è minore, dovrebbe accelerare sul basso? G è sempre G. No, è il peso, questo è il peso apparente. È il peso che lui vede sulla bilancia. Okay. Ok? Allora, la risultante è M per A. Però su Gianni sono applicate due forze. La sua forza peso reale, la P0, e poi, che è M negativa perché è diretta verso il basso, e poi la forza con cui la bilancia lo spinge verso l'alto, perché lui è appoggiato al pavimento. Quindi è più PA. Il peso che io leggo sulla bilancia è il risultato della forza con cui io premo la bilancia. Ok? Terzo principio della dinamica: se io premo la bilancia, anche la bilancia preme me. E quindi la bilancia applica su Gianni questa forza. D'accordo? Facciamo la differenza. PA 667 meno 785, questo numero è negativo. Quindi l'accelerazione è negativa, verrà quello che viene, basta dividere per m, ma è negativa. Questo significa che l'ascensore ha un'accelerazione verso il basso. No, non so se sta scendendo o no, un conto è la velocità, un conto è l'accelerazione. Può benissimo salire, ma se sale, sale rallentando la velocità perché accelera verso il basso. Non è lo stesso, accelerazione e velocità sono due cose diverse. Se io lancio il sasso verso l'alto, non è che la gravità va verso l'alto, la gravità è sempre verso il basso, solo che si muove verso l'alto ma calando di velocità. Non confondete velocità e accelerazione, attenzione, questo è un errore grave. Quindi sta accelerando, fate la differenza, dividete per 80, avete l'accelerazione, essendo negativa, io avevo supposto che fosse positiva verso l'alto, significa che accelera verso il basso. Cioè se scende,
scende aumentando di velocità, se sale, sale diminuendo di velocità. Precipitando, però precipita più lentamente di G. Se io qua ci fosse il filo, il cavo che lo tiene su e lo taglio, allora cala, scende rapidamente quanto G e quindi il peso apparente è zero. Perché se Gianni la bilancia cadono insieme non c'è nessuna forza tra Gianni e la bilancia. Grazie. Non so se mi sono spiegato. Se cadono insieme, metti che prendo, che ne so, adesso non mi. Però non si rompa. Se io prendo il telecomando e il gesso e li lasciassi cadere insieme, l'uno rispetto all'altro hanno distanza, hanno spostamento nullo, cadono insieme. Sono fermi, ecco, l'uno rispetto all'altro. Così Gianni sulla bilancia, se cadono insieme, Gianni non preme sulla bilancia, né la bilancia preme su di lui, quindi lui se guarda la bilancia vede peso zero. Per questo si dice che gli astronauti sullo shuttle sono in assenza di peso. Non di